Ciao a tutti. Vorrei ringraziare prima di tutto sia Luigi che Massimo per gli interventi e i contributi che ci hanno portato, perché sono persone che ognuno col proprio spaccato, chi rappresenta un'associazione di imprese e chi rappresenta la propria impresa, ci aiuta a renderci conto di quali sono le difficoltà che ogni giorno chi fa impresa vive. E noi dobbiamo trovare un modo, trovare delle soluzioni, costruendole anche con loro, per superare questi momenti e per dare delle indicazioni operative e per aiutare a stimolare il mercato del lavoro, il mercato imprenditoriale. E noi in questi anni ci siamo fatti molte domande, abbiamo incontrato molte persone, molti imprenditori, abbiamo seguito vertenze sindacali, perdite di posti di lavoro, e vorrei parlare principalmente di un paio di temi. Uno sono, Luigi diceva, noi non abbiamo bisogno di aiuti finanziari, però prima diceva anche che dal 2006 a oggi non ha preso un euro, nonostante consulenti, camere di commercio, promos, e chi più ne ha più ne metta. E noi siamo convinti, siccome comunque i fondi ci sono e vengono destinati, ed è assurdo che un'azienda innovativa come la sua in 10 anni non abbia preso un euro, quando Regione Lombardia ogni 6 anni spende circa 2,5 miliardi di fondi che vengono distribuiti alle imprese, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ed è una cosa pazzesca, cioè un'impresa è andata avanti, non ha avuto, che è innovativa, che è cresciuta, che ha dato posti di lavoro, non ha avuto un euro di sostegno, ha avuto le difficoltà burocratiche da una parte e non un euro di sostegno, nonostante ci siano i soldi, perché dici, non ci fossero, diciamo, investiamo, togliamo tasse, non mettiamo soldi, e secondo me è la visione che ho sempre avuto io, bandi su bandi su bandi su bandi, non si capisce nulla e intanto le imprese continuano a pagare più tasse. Forse sarebbe meglio togliere tutti gli incentivi e abbassare il livello della tassazione e imparare a stare sul mercato. Detto questo, noi oggi facciamo parte in panorama europeo, ci sono dei fondi europei che vengono destinati alle regioni, ripeto, l'ho detto prima, Regione Lombardia ha ogni 6 anni, perché i fondi europei vanno di 6 anni in 6 anni, circa 2,5 miliardi da destinare al mercato, al mondo del lavoro e delle imprese. Però Regione Lombardia lo utilizza facendo dei bandi che sono complessi, che servono non alle imprese ma a far lavorare i consulenti. E io di lavoro scrivevo progetti, quindi sono anche in conflitto di interessi quando lo dico, però ne sono ben consapevole, perché conoscendo quel mondo so anche benissimo che semplificando probabilmente togli un livello, che è quello di tutti quei consulenti che girano attorno alle imprese, in qualche modo la pagnotta la devono portare a casa. E quindi più i sistemi sono complessi e più loro guadagnano, tante volte senza poi far portare a casa nulla all'impresa e senza generare un vero sviluppo economico. Beh, Regione Lombardia fa dei bandi che sono molto complessi, su una piattaforma Siage, che è la seconda piattaforma, prima aveva un'altra piattaforma informatica, hanno fatto Siage per semplificare, in realtà hanno complicato le cose, dove ti chiedono gli stessi dati 4 volte, dove non si capisce perché un business plan che va bene a una banca non deve andare bene a Fillombarda. Cioè, se il business plan va bene alla banca che mi finanzia e gli faccio vedere cosa ho intenzione di fare il primo anno, il secondo anno è a regime, dovrebbe andare bene. Invece io devo prendermi un consulente che sa cosa Fillombarda vuole, come costruire un business plan diverso, magari artefatto, per convincerli a darmi un finanziamento. Fillombarda e Regione Lombardia in questi anni, oltre ad aver cambiato 4 direttori generali, e questo dà anche l'idea di come sia allo sbando e non abbia una mission, perché io seleziono un direttore generale, Regione Lombardia gli dà i soldi e gli dice la nostra direzione è la grande azienda, la piccola azienda, il manifatturiero, l'artigianato, il commercio, scelgo, faccio delle scelte chiare, do un'indicazione operativa chiara al direttore generale e il CDA mandano avanti l'operatività. Abbiamo cambiato 3 presidenti e 4 direttori generali in 5 anni. Ditemi voi come si può dare una direzione chiara, un'indicazione chiara alle imprese su come voglio spendere i soldi che ho a disposizione a sostegno del mondo dell'impresa. Questa è una follia. Se poi si pensa che i direttori generali e i presidenti che abbiamo avuto vengono dal mondo bancario, capiamo a maggior ragione come lavoreranno. Un tempo avevamo dei bandi, belli o brutti che fossero, finanziavano il 30% fondo perduto se uno comprava un macchinario, cambiava il macchinario. Così facevi lavorare il mondo dei fornitori dei macchinari, abbattevi l'impatto ambientale spesso perché compravi macchinari nuovi e davi un aiuto economico all'impresa e aveva un senso. Oggi spendono 180 milioni di euro per fare un bando sui mini bond. E tu dici, vabbè, ma cosa se ne fanno le imprese? Noi abbiamo un tessuto economico in Lombardia che è fatto dal 95-96% da medie, piccole e piccolissime imprese.
cosa gliene frega? È un'impresa di 10 dipendenti, di 20 dipendenti, dei mini bond, che ha solo un costo di struttura di qualche decina di migliaia di euro per costruire tutto il sistema dei bond. Tant'è che noi avevamo contestato questa scelta, chiedendo invece di aprire microcredito, e noi oggi abbiamo un bando sui mini bond con 120 milioni di euro impegnati da un anno e mezzo, di cui ne sono stati spesi meno di uno e mezzo, e su quei 3 progetti 2 sono sotto indagine per corruzione. Dall'altra parte abbiamo invece un'altra cosa. Noi dall'inizio, ridando parte dei nostri stipendi, abbiamo detto vogliamo finanziare un microcredito che sia vero. Regione Lombardia e Finlombarda, che è il braccio operativo di Regione Lombardia per le imprese, si è trasformata nel tempo anche tramite la Banca d'Italia e può erogare direttamente finanziamenti al mondo delle imprese. Abbiamo rotto le scatole e l'anno scorso abbiamo ottenuto la possibilità di aprire questo bando Intraprendo. 4 anni ci abbiamo messo. Aperto a settembre, chiuso a novembre, perché 15 milioni di euro, notate, di là 120, speso 1,5. Di qua 15, dopo 2 mesi erano esaurite le risorse. Sono state finanziate 320 nuove attività imprenditoriali, innovative, soprattutto dedicate, con finanziamenti dedicati ai giovani e agli over 50 che perdevano posti di lavoro. Su quei 15 milioni di euro noi ne abbiamo messo uno, che è dato dalla nostra, la restituzione dei nostri stipendi. Vuol dire che gli incapaci, visto che ci danno sempre degli incapaci, sapevano dove andare a parare, e i fenomeni invece hanno bloccato per anni 120 milioni di euro che sono serviti per liquidare qualche amico su cui poi c'è un'inchiesta e quindi non liquideranno neanche gli amici. La direzione che noi dobbiamo dare, e Regione Lombardia è un ente come la Regione, deve avere le idee chiare quando decide dove mettere dei soldi per le proprie imprese, dovrebbe essere quella delle micro e delle piccole medie imprese. E l'abbiamo visto prima con Massimo, l'abbiamo visto con Luigi, dove innovano, dove fanno rete. Perché noi abbiamo un ministro dello sviluppo economico, Calenda, che dice che sostanzialmente è vincente il modello delle grandi imprese. Beh, viene dal mondo di Confindustria, non faccio fatica a crederlo, no? E quindi lui va verso questa direzione. Fai superammortamenti per le grandi imprese. Però se uno conosce il proprio tessuto economico, se guarda i dati che dava Massimo prima, dovrebbe rendersi conto che noi siamo fatti da 140.000 negozianti. Non da 140.000 grandi imprese. Non possiamo utilizzare un modello tedesco che è fatto da aziende di grandi dimensioni che trainano tutto il mercato, se il 95% del nostro tessuto economico è fatto da piccolissime imprese. Dobbiamo ragionare su quel modello. Dobbiamo però imparare a metterle in rete, perché devono generare economie di scala e essere in grado anche di stare sul mercato. Quindi noi dovremmo studiare dei bandi e fare dei bandi che siano semplici. Perché sono diventati semplici bandi europei, per cui fa investimenti a milioni di euro, non vedo perché non possano essere i bandi da 50.000 euro di Regione Lombardia. E lo si può fare se si ha la volontà. E lo va fatto, e la faccio breve così lascio spazio anche agli altri, sicuramente sul sostegno alle start-up e alle start-up innovative, all'internazionalizzazione, l'abbiamo visto prima, alle reti d'impresa, e lo dicevo, ci si scambia esperienze, si fa ragionamento di filiera, sia orizzontale, quindi sul prodotto, sia sul processo di vendita. Lo dobbiamo fare sul cambio macchinari, perché genera domanda interna, e quindi è fondamentale. Era un bando da 70 milioni di euro di 7-8 anni fa che ha avuto un grande successo, non si capisce come mai continuiamo ad andare sui mini bond e non viene riproposto. E un sostegno al piccolo commercio, perché è fondamentale e perché oggi abbiamo un sistema di piccolo commercio che sta ritornando all'interno, nonostante qualcuno continui a investire nei grandi centri commerciali, sta ritornando nei centri cittadini. Se voi notate, in tante città, io guardo l'esperienza di Bergamo e Brescia, le catene di grandi supermercati stanno creando e stanno facendo il Carrefour Express, stanno tornando all'interno del centro cittadino, e quello può far da traino al piccolo commercio. Ma o lo salviamo ora, oppure sarà troppo tardi e avremo città come in Gran Bretagna, dove io ho vissuto, che ogni centro cittadino è uguale agli stessi negozi. Noi abbiamo una capacità di vendere nel settore della moda, nella trasformazione agroalimentare, dei marchi e dei prodotti che sono di altissima qualità. Se noi perdiamo quella capacità, non la recuperiamo culturalmente più, e non saremo in grado di distinguere un capo buono da un capo cattivo, non saremo in grado di distinguere le Damer dalla formagella di Monte. E noi non dobbiamo arrivare a quello, dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi e prima che perdiamo quelle capacità. Chiudo un minuto, perché sono andato ben oltre i tempi,
era la seconda parte dell'intervento e magari ne parliamo poi nel pomeriggio, è quella sui controlli. Ne avevamo ragionato già anni fa, l'abbiamo fatto mettere anche se dall'opposizione nella legge per lo sviluppo delle imprese regionali sul fascicolo elettronico d'impresa. Perché noi siamo perché si facciano i controlli, ma non vanno fatti i controlli sulla documentazione. Perché i peggiori ladri sono quelli che ti danno i documenti perfetti, che non sbagliano mai un documento. Poi se vai a fargli un intervento, un controllo durante un processo lavorativo, probabilmente non rispettano mezza norma. Quindi noi non dobbiamo mettere in condizione le aziende di essere bloccate ogni tre giorni da un ente diverso per fare un controllo su un documento. Noi dobbiamo creare un fascicolo dove l'impresa deve fare il documento unico a valutazione dei rischi. Lo carica lì, deve controllarlo l'ASL, i vigili del fuoco, chiunque lo controlla. Entra dal computer, vede se la documentazione è a posto e quando decide di uscire va a controllare il processo produttivo. Va a controllare se quello che sta nei documenti poi è veramente rispettato. Quindi non esco quattro volte e capitano aziende che ce lo segnalano, ma oggi sono venuti, è venuta l'ARPA. Settimana scorsa è venuta l'ASL e ci fa perdere mezza giornata per controllare i documenti. Noi dobbiamo uscire da quella logica. Controlli veri sul processo per vedere se sono rispettate le norme nei confronti dei lavoratori, nei confronti della qualità dei prodotti, della sicurezza alimentare, potrei andare avanti mezz'ora. Però togliere quella gabella dei controlli sui documenti, mezze giornate, aprire faldoni, perché siamo nell'era del digitale e l'intervento di Eugenio dopo ci aiuterà a capirlo e dobbiamo uscire da quella logica lì. Devo presentarti pubblica amministrazione tre documenti, te li metto su un portale e vai a controllarteli, non vieni a rompermi le scatole sui documenti.